Senti, si è scoperto, la sai quella storia di quel cittadino senegalese di 31 anni che ha violentato una clochard tedesca di 75? Sì, ma più di questo, più no, di no, questo no, aspetta, poi aspetta, parliamo. Aspetta, sì, sì, aspetta un attimo, ma mi interessa di più l'altro grillino massone a me invece. Sì, in sì, c'è anche un massone tra i grillini. Questo. Però aspetta, perché questo qui migliora la classe dirigente. Però aspetta, cittadino senegalese di 31 anni, come sapete, ha violentato una clochard tedesca di 75 a Piazza Vittoria a Roma. Ora, questo signore qua, questo signore senegalese, Paco, dove sei? Paco from Senegal, dove sei? Un tuo concittadino senegalese, caro Paco, vabbè, spada di fuoco, 31 anni, ha violentato una clochard tedesca di 75 anni. Sto chiamando concittadino? Paco, Tu sei concittadino di Rina, concittadino di Rina sei. Allora, ripeto, questo signore era riuscito a sfuggire a 5 decreti di espulsione. Cioè, questo è il vero paese da Pulcinella. Siamo un paese da barzelletta. Questo aveva 5 decreti di espulsione. Sai come faceva a sfuggire a questi decreti? A parte che nessuno l'avrebbe mai portato all'aeroporto e poi messo su un aereo e cacciato a pedate nel culo. Lo sai come faceva? Ogni volta forniva una data di nascita diversa, dunque si imbrogliavano la burocrazia e non riuscivano a cacciarlo. 5 decreti di espulsione questo signore ha violentato una tedesca di 75 anni, una clochard, eccetera. Il commento di Vittorio Feltri, senti che spettacolare, lo attaccherai, eh? Tu adesso ti scaglierai contro il signor Feltri, sono certo al 100%. Ho letto. Questo è un reato talmente grave che per qualcuno diventa quasi ridicolo, no? Questo bisogna anche dirlo, ma come si fa a violentare una clochard di 75 anni? Non solo bisogna essere senegalesi, ma bisogna avere anche il pelo sullo stomaco, perché io non so se tu saresti in grado di compiere un atto così eroico. Non solo bisogna essere senegalesi, ma anche avere un pelo sullo stomaco. In poche parole, Feltri ha concentrato una serie di schifezze. Chiamalo, perché glielo voglio dire in faccia. Una serie di schifezze. Ma non l'hai capita, non l'hai capita. E ha anche vilipeso, l'ho capita perfettamente, e anche vilipeso la memoria di quella signora vittima di 75 anni che è stata violentata, perché l'ha sbeffeggiata e presa in giro, come dire che una signora anziana non viene. Ha detto semplicemente come una cosa che pensano tutti, ma come cazzo fai ad avere un'attenzione sessuale, una pulsione sessuale vergognosa? Ha detto una porcheria, Felipe. Ha detto una porcheria per due motivi che ti ho detto. Uno, perché ha generalizzato come se tutti i senegalesi fossero degli stupratori. No, due, la memoria di questa anziana signora che è stata... No, ma è una schifo, dai, uno schifo. Ah, uno schifo? Ha detto una cosa che uno si fa una risata schifo. Sopra. Telefona, gli voglio dirglielo. Ma che? Non è una risata, perché è stata violentata una persona, quindi non c'è da ridere per niente. Sta veramente, ma sì, se ma sta per messo carità, male, ho Vittorio, capito, Felipe, ma che cosa dispiace. Ha fatto? Ha detto semplicemente una cosa, che bisogna avere un pelo sullo stomaco per stuprare una di 75 anni. Ma è così che ha detto. Dai, stai invecchiando tu male, Vittorio. Stai invecchiando male, glielo voglio dire. Stai invecchiando male, è una brutta battuta. Cattivo gusto. Che cazzo è cattivo gusto? Cattivo ma dove gusto, lo dici? All'Accademia della Crusca, cattivo gusto? Dai, su. Cattivo gusto. Abbiamo già tante teste di cazzo in Italia. Senti questa, altra vittoriona. Quindi io cesserei di ospitare qualsiasi straniero, bloccherei l'immigrazione dicendo che noi non siamo in grado di permetterci di aggiungere teste di cazzo alle nostre teste di cazzo che già sono abbondanti. Vabbè, questo senso. Poi sul gioielliere napoletano non si capisce mai se dice seriamente o poi sul gioielliere napoletano ovviamente Petri cosa può pensare? Ha fatto bene a stecchire questo idiota. E sono convinto che il napoletano abbia fatto il suo dovere nello stecchire questo idiota, che invece di fare il rapinatore gli sarebbe convenuto andare a lavorare. Ecco questo. Mauro da Padova, vai Mauro. Sì. Dimmi Mauro. Niente, volevo parlare riguardo a quello che ha detto Feltri. Sì, sì. Che è una vergogna. Allora?
Cos'è una vergogna? Cosa una vergogna? Facciamo risentire quello che ha detto Feltri sullo stupro avvenuto a Piazza Vittoria a Roma da parte di un senegalese di 31 anni e nei confronti di una clochard. Sì, lo faccio risentire. Sì, per farti impazzire. Per farti impazzire lo faccio. Lo faccio per farti venire il sangue al cervello. Senti. Questo è un reato talmente grave che per qualcuno diventa quasi ridicolo, no? Questo bisogna anche dirlo, ma come si fa a violentare una clochard di 75 anni? Non solo bisogna essere senegalesi, ma bisogna avere anche il pelo sullo stomaco, perché io non so se tu saresti in grado di compiere un atto così eroico. Allora, qual è il punto? È un pezzo teatrale meraviglioso, un pezzo di grande teatro, ragazzi. Sì, cioè, ma Cruciani, dice tutte cose vere, cioè, ci vuole coraggio, quello è vero. Mio nonno beveva un litro di vino a pasto. Stai dicendo che è un ubriacone. Ragionava meglio di questo vecchio rincoglionito qua. No, ma comunque, ragazzi, ma che cazzo c'è? Ma non ho capito. Adesso, prima stai dando dell'ubriacone a una persona senza avere le prove. Tu stai dicendo questo qua è un ubriacone. Secondo me questo o aveva bevuto questo, o non so cosa si è preso, vabbè. Ma non ho capito, fa il direttore di un giornale. Ma che cazzo vuol dire il direttore di un giornale? Ma non vuol dire niente, dai. Non è un passante di Via Larga a Milano, non è uno che sta nei bar, frequenta i bar e parla col linguaggio da bar. Quello fa il direttore di un giornale e ha detto delle cose gravissime. Ma cosa vuol dire? Bisogna leccarle il culo? No, lui dice che è un aggravante, non hai capito, ma un cazzo come al solito. È un aggravante, io. Lui dice che è un aggravante, non hai capito una sega. Un conto è Mauro da Mantova, lui è come Mauro da Mantova. Feltri, sì, quando fa così, sembra uno di questi miserabili che telefona qui alla radio, di questi analfabeti che chiama. Ma, no, gente, ma ragazzi, non ma, che fa, ma qual è il problema? È un atto eroico. Lui, è un atto lui parla, eroico. Ma io ce dico in faccia. Ma adesso, ma io, guarda che mi dai veramente. No, dice delle cose. Adesso lo chiamo proprio. Ha detto una cosa vergogna. Allora, se è un atto teatrale e cabaret, allora va da teatro, fa il cabaret, fa il comico come Grillo, va benissimo, ha fatto una battuta non riuscita. Se fa il direttore di un giornale e dice che ci vuole coraggio per violentare una signora anziana di 75 anni, beh sì, certo, ci vuole uno stomaco, ci vuole stomaco. Dice una cosa, ma ci vuole stomaco, ragazzi, ma sei rincoglionito anche tu. Ma ci vuole stomaco per dire una porcheria simile. Vergognati, se fosse una ragazza ragioneresti così. Infatti non lo è. È per questo che dice che ci vuole stomaco. È per questo dice che ci vuole stomaco. Vecchia, allora, no, ragazzi. Ma perché non siete, perché limitate i vostri paradossi alle cose politicamente corrette. Questo è una, il fatto che tu ridi sulla battuta. Ma sì, dai, su, ragazzi. È una roba allucinante. Cosa? Allucinante. Tu stai facendo una trasmissione telefonica. Sì, telefonica sta minchia. Hai miliardi di telespettatori, qui mi sembra. Sì, miliardi sono in Cina, anche qui è un po' sbagliato. Comunque, amico mio, ho capito. Avete tutti il culetto liscio, avete tutti il culetto morbido, avete tutti il culetto immacolato, avete tutti l'aria da così. Abbiamo da perbenisti. Ma tutti i tabù, che ci sono alcune cose che non si possono dire. Ma ha detto una cosa molto semplice. Ha detto ci vuole coraggio, il pelo sullo stomaco. Ha detto è un atto eroico stuprarsi una clochard di 75 anni, perché di questo si tratta. È una porcheria. Ma è chiaro che considera questo un reato. È chiaro che lo considera un reato. È normale che lo considera una cosa. Ma è offensivo nei confronti della donna. Non hai mamma capito mia ancora. Che palle, ragazzi. È offensivo nei confronti della donna. Comunque vorrei vedere Parenzo, se chiamate sto vecchio rincoglionito. Ma basta. Parenzo come lo tratta? Se lo tratta come il solito. Chiamalo. Vabbè, dopo fermo. Non è che stiamo facendo una trasmissione clandestina. Sì, fermo. La Zanzara. Non è che siano soltanto i senegalesi che fanno queste cose, non è un problema di razzismo. Il problema è che noi abbiamo già tante teste di cazzo in Italia e non mi sembra il caso di andarne a prendere di peggiori in Africa. Allora, abbiamo sei minuti circa e Parenzo adesso deve dire in faccia a Vittorio Feltri e quello che ha detto prima su una frase che farò riascoltare per la terza volta. Caro Vittorio, buonasera. Ciao Vittorio. Buonasera, no, giù il microfono.
microfono. No, allora, giù allora, la frase è questa. Parenzo è furibondo, non capisco perché, perché non conosce il paradosso. Aspermo, non conosce il senso no, anche della. No, conosco il paradosso. No, no, ma non difenderlo, ma sei già come io l'ho già difeso a spada tratta, ma l'ho già difeso. Risentiamo sulla questione dello stupro a Roma, gravissimo. Tra l'altro questo qua per 5 volte era stato cacciato dall'Italia, eh. Poi noi stiamo sfuggendo a una questione fondamentale. Questo senegalese 5 volte era stato espulso, 5 volte, e lo stato da barzelletta che siamo, lo stato da Arlecchino che siamo, l'ha tenuto in Italia e ha stuprato una 75enne barbona tedesca a Piazza Vittorio. La frase di Feltri che Parenzo ha accusato prima è questa. Questo è un reato talmente grave che per qualcuno diventa quasi ridicolo, no? Questo bisogna anche dirlo, ma come si fa a violentare una clochard di 75 anni? Non solo bisogna essere senegalesi, ma bisogna avere anche il pelo sullo stomaco, perché io non so se tu saresti in grado di compiere un atto così eroico. Allora, Vittorio, la spiegazione di questa frase mi sembra abbastanza chiara. No, ma non c'è spiegazione. Aspetta, fai spiegare. Vittorio, dai, vai. Chieda scusa, si è sbagliato. Vittorio? Gli è sfuggito. Sì, ecco, io lo sto ascoltando. È che siccome Parenzo continua a interrompere anche te mentre parli, diventa difficile capire cosa state dicendo. Però, e tra l'altro questo è un vizietto che ha Parenzo. Vero. Comunque mi sembra di aver capito che ce l'ha con me, perché ho detto che delle cose sensate, delle cose normali, e cioè che stuprare una donna di 75 anni comporta un coraggio notevole, oltretutto una povera clochard, a parte che non mi sembra assoluta mancanza di rispetto della vittima, un minimo di rispetto bisognerebbe averlo. Ma e poi c'è anche proprio la forza di questi signori così, che si è dato a fare cose che noi non faremmo mai, ma non solo perché mancanza di rispetto, ma anche perché, insomma, una signora di 75 anni non è facile. No, certamente. È tutto lì. Cioè, ma tu hai detto, bisogna essere senegalesi e anche avere il pelo sullo stomaco, cioè un coraggio. Ma uno dice una cosa ovvia che pensano tutti. Cioè, perché uno dovrebbe dire. Una bestialità, una mancanza di rispetto anche verso questa vittima. Se c'è una bestia, sei proprio. Ma dov'è la bestialità? Non riesci a capire. Deve chiedere scusa al pubblico. Che continui a rompere i coglioni, interrompi tutti. Sei maleducato, sei un caponazzo. Io sono maleducato. Hai appena detto che una signora violentata sta parlando, tu interrompi in continuazione. Vittorio, scusami un attimo. Il significato della frase, quando tu dici bisogna avere coraggio, c'è volgarità. Ma non è volgarità. Che c'entra la volgarità? Perché Fibi, perché dai del volgare a qualcosa che non è, che non c'entra niente con la volgarità? Quando uno dice bisogna avere coraggio, non è che dice, non è che gli sta facendo l'elogio. Vittorio, spiegaglielo, perché non lo capisci. Non gli stai facendo l'elogio. Il ragazzo dovrebbe anche argomentare le sue opinioni. Cosa c'è da argomentare su una porcheria? Ma non c'è da argomentare su una porcheria. Insulti tutti, interrompi, perché sei capone nell'anima. Tu sei proprio capone, e quindi non solo non lasci parlare le altre persone, che tu stesso interroghi. No, tu come parlare? Stiamo qui a fare cosa? No, però Davide, io non capisco una cosa. Perché che chiedesse scusa per questa volgarità? Devi chiedere scusa, non solo a me, ma anche agli ascoltatori. Perché quando tu continui a interrompere, gli ascoltatori, poveracci, non capiscono più questo niente. Questo è bello, questo è un Ma noi abbiamo capito perfettamente quello che hai detto. Dico quello che voglio, le mie opinioni, tu non le puoi contestare con degli argomenti, ma non gridando. Ma quali argomenti? Ma che argomenti sono da usare? Ma che argomenti? Stai zitto, Pistolino. Se tu dici porcheria, se tu ti limiti a dire porcheria, è una porcheria, una volgarità, non è un argomento. Come si qualifica? Non è un argomento. Ti do l'argomento. L'argomento vero è questo, ve lo dico. Con una donna di 75 anni, crociata, comporta non solo, diciamo, una dose enorme di mancanza di rispetto per questa signora, ma anche una dose di coraggio notevole, perché io te vorrei vedere te
se fai un'azione del genere con una signora di 75 anni crociare, quindi non immagino neanche igienicamente dotata. Il gesto eroico, quello significa. Ma, il gesto eroico non significa che la medaglia, non è la medaglia allo stupratore. È dire gesto eroico perché nessuno è in grado di concepire una cosa così terrificante. È vero, ma vi rendete conto di cosa stiamo discutendo? Ma Parenzo, poverino, lui non è in grado di comprendere questo. Tant'è vero che non è in grado di ribattere con questi argomenti. Ma cosa c'è da ribattere? Ma tu non ribatti niente. Io immagino che se uno dice una cosa simile, dice mi sono sbagliato, ho fatto un paradosso stupido, chiedo scusa ai lettori del mio non giornale. Ma tu veramente non riesci a capire. Tu devi c'è una vittima. C'è una vittima. Non si fanno paradossi idioti su tutto. Non è questo, io dico, inaccettabile. Paradossi idiota. Dire che ci vuole coraggio a stuprare. Io già una volta ti ho buttato sul telefono per la tua impertinenza, la tua maleducazione. Incredibile, una cosa incredibile. No, tu sei completamente fuori di testa. Io vorrei anche insultarti. Non lo faccio per rispetto degli ascoltatori, ma tu non capisci a non rendersi conto della bestialità che hai detto. Tu sei una bestia che non capisce niente, e oltretutto vai al di là delle parole che ascolti, anche perché non ascolti, continui a blaterare. Perché Vittorio, perché hai detto senegalese? Tu dici, in primo è senegalese e secondo ha il pelo sullo stomaco, perché dici per avere la tentazione di stuprare una di 75 anni. È come se io bisogna essere feltri per dirigere libero. Diciamo la stessa cosa, bisogna essere feltri per dirigere libero. Compiere un atto del genere. Una persona normale non sarebbe in grado di compiere un gesto del genere. Solamente un senegalese infoiato, fuori di testa, che praticamente non vede una donna da 47 giorni, può arrivare... Perché non sono normali i senegalesi? Pare che è normale un senegalese che si scopa una di 75 anni crociato? Ma ti pare che è normale dirigere libero? Allora io dico che dirigere libero bisogna essere anormali per leggere libero. Io l'ho fondato nel 2000, quindi è un giornale che va avanti da 18 anni, cosa che tu non sei in grado di fare e non sarai mai essere feltri per dirigere libero. Perché sei un pistola. Però ragazzi, uno non può. Uno dice che i senegalesi hanno questi in questo caso è vero. Ragazzi, ma c'è un dato di fatto: un senegalese di 75 anni si è trombato, ha stuprato una crociara tedesca di 75. Cosa diciamo? I carabinieri che hanno stuprato le due americane, vuol dire che i carabinieri sono automaticamente degli stupratori? Ma cosa vuol dire? Dite? Stato stabilito che abbiano stuprato, perché c'è in corso un processo. Per cui tu anticipi una sentenza che non puoi conoscere perché quello non è avvenuta. Quindi aspettiamo prima di dire. Io non so, in questo caso lui ha detto senegalese infogliato, perché evidentemente per avere nella testa è solamente uno che viene da un posto dove magari solamente feltri può dire queste bestialità. I senegalesi sono infogliati, solamente feltri può dire queste cose. Se io fossi i parenti della signora anziana violentata, chiederei i danni a feltri e gli farei chiudere pure il giornale. Se fossi nei parenti della nonna, della nonnina, della signora, vedi come ragiona qui il fascistello. Ma non c'è da ragionare alle volte. Ma non c'è da ragionare, c'è da essere incazzati. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie Vittorio. Ciao, grazie. Fammi dire dopo la pubblicità. No, subito. Dimmi. Di a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buonanotte. Ciao.